continua il nostro tour, siamo a Benevento. Veniamo veramente, abbiamo avuto un grande risultato a Montesarchio, abbiamo fatto 800 vaccini. Veramente il dato fondamentale è quello che le persone hanno capito il nostro messaggio, il messaggio della Regione Campania, quindi le persone veramente si stanno rivolgendo a noi. Abbiamo avuto su 800 persone, vi devo dire un dato molto importante, che il 45% delle persone è la prima volta che si vaccinava per l'antinfluenzale. È una cosa che a noi ha fatto veramente molto piacere, che significa che il messaggio è arrivato forte. Continuiamo il tour, anche oggi vedete abbiamo tante persone che vengono a richiedere il vaccino. Bene fatto, questo lo voglio sottolineare, con i medici di medicina generale, che molte volte loro sono con noi, io lo devo affermare veramente forte, le aggregazioni funzionali territoriali che sono state formate lavorano costantemente con i nostri distretti, con la nostra azienda, quindi io li ringrazio pubblicamente. Il tour continua, oggi e domani siamo qui a Benevento, grazie al sindaco sempre di esserci da supporto, e quindi buon lavoro a tutti. Ma resta aggiungere soltanto l'invito, se ci sono, diciamo, vaccini sufficienti, quanti ce ne sono oggi qua? Abbiamo preventivati 400 al giorno, quindi siamo sui 400. Siamo quando? Oggi soltanto? Oggi e domani siamo a Benevento. Qui sono 800 pure qua, quindi allora l'invito mio ai cittadini di Benevento e alle cittadine di venire a farsi questo vaccino antinfluenzale, molto molto importante, soprattutto per quelli che hanno come me una certa età. Io già l'ho fatto. Perché ci sarà quella che io ho sempre detto, la tempesta perfetta, che annunciano i virologi e gli pneumologi, nel senso che si starà assieme combinando in questo periodo la influenza stagionale e quella che rimane in piedi con il virus, quindi riuscire a debellarla. E secondo anche alcuni dati che ho letto oggi, chi fa il vaccino antinfluenzale al 15-20% è anche garantito rispetto al Covid, quindi in attesa del vaccino anti-Covid anche questa è una cosa, diciamo, di fondamentale importanza. Quindi l'invito a tutti di venire qua, 800 sono, 400 oggi, 400 domani, e la cosa è molto molto importante. I medici di medicina generale sono stati forniti di tutti i vaccini, quindi continua, a parte il track, continua presso gli studi della medicina generale la grande campagna antivaccinale vaccinale che stiamo facendo quest'anno contro l'influenza. Come vedete, anche dal modo di discorrere tra me e il direttore c'è ampia collaborazione istituzionale, quindi voglio ringraziare l'ASL, ringrazio i medici di medicina generale, gli infermieri pure che sono sopra, in questo che insomma all'inizio un percorso abbastanza complicato rispetto al quale dobbiamo tutti quanti tutelarci. Noi siamo qua per tentare di tutelare il più possibile la sanità delle persone. Ho visto, tornando, perché ieri ho fatto una scappata a Roma e sono tornato stamattina presto, qualche titolo, diciamo, effervescente. Noi siamo ancora, per grazie di Dio, città e provincia tra i più bassi in Italia, bassissimi in Campania rispetto alle altre province. Questo non deve porci una condizione, diciamo, fiduciaria con noi stessi, anzi, insomma, occorre che siamo molto molto attenti, dobbiamo prevenire. Così nelle scuole non c'è questo enorme, diciamo, svantaggio a favore del virus nelle scuole, assolutamente no, anzi, si è più garantiti nelle scuole che nelle famiglie, il 77% del virus è nelle famiglie, non all'interno delle scuole, per essere estremamente chiari. E poi con i protocolli che sono stati determinati in sede nazionale, ieri confermati con la riunione che abbiamo fatto con l'ASL, con i dirigenti scolastici, al comune, insomma, si interviene ogni volta che c'è un avviso, un tentativo di insorgenza virale, e questo, come dire, facendo un piccolo lockdown. Anch'io sono contrario a che magari ci sia questa chiusura totale, anzi, assieme al presidente De Caro, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, siamo pressando il governo perché ci sia una forma di ristoro rispetto a una economia a volte del vicolo che finisce per essere un po' disastrata. Parlo di ristoratori, parlo di bar, parlo di chiunque fa attività e che finisce per essere lesa da queste misure che sono giuste, però nella giustezza delle misure bisogna essere ingiusti rispetto a quelli che sopportano il peso, diciamo, molto forte di questa violenza che, insomma, ci ancora determina per diversi mesi. Vi dico anche, avendo parlato con il mio amico che, come sapete, è il presidente della società dell'azienda che collabora con la Oxford Rimessi, dovrebbe arrivare non molto in là anche il vaccino, però sarà per un paio di milioni ad ora in Italia, forze dell'ordine, tutti quelli che operano in condizioni, medici eccetera, giustamente in condizioni di prossimità
con il disagio che ha avvertito, quindi anche questo è un fatto estremamente positivo. Però intanto, fino a quando arriva il vaccino per tutti, bisogna combattere con le modalità d'uso che ormai sono trascrivibili alla portata dei bambini e delle persone più anziane. Invito anche, come dire, le mamme e i papà a far fare i vaccini ai bambini, che è importante. Peraltro qualcuno ha chiesto, ma lo stesso vaccino in una dimensione un po' così normale, però un po' diversa, quindi non ci sono problemi. I pediatri hanno aderito al completo, quindi presso i pediatri già hanno avuto la fornitura e stanno lavorando tutti i pediatri della provincia di Benevento. Veramente grazie pure a loro del grande impegno che stanno mettendo. Spero che qualche pediatra rinsavisca rispetto a quello che ho detto rispetto a me, che avendo chiuso le scuole in ritardo, quindi anche a Rigliani venga a fare un canto di quello del vecchio Arigliani con me, quindi per una collaborazione rispetto anche ai bambini della città. Era giusta la mia scelta in quella circostanza, la rivendico come tale. Oggi invece molti dicono chiudete le scuole, si chiudono le condizioni, se l'ASA mi dice di chiuderle che sono condizioni sanitarie pessime, allora mi pare evidente che da parte mia è giusto, è un obbligo morale, è un obbligo di norma chiuderle. Viceversa, insomma, fino a quando si può tendiamo ad andare avanti. Didattica a distanza, ieri abbiamo detto e hanno convenuto con noi anche i presidi che erano là, loro si preparano, cioè nel senso vediamo come sono le situazioni e quindi si valuterà, ma laddove dovesse insorgere in maniera molto violenta questa apprensione che abbiamo rispetto all'elemento virale.